cosa di impacciati appiccicatori di pollici, ben ritrovati dal vostro Silver da questo rompibale che arriva a rovinarmi la intro più bella del mondo. Ma porca miseria, adesso ti veramente ti piglio a pedalò nel sedere. Capito? Va bene, dobbiamo andare dal censore Ingram perché stiamo costruendo il robot. Oh, fighissimo! È fighissimo. Posso verniciarlo, posso fargli, posso renderlo come Voltron? Guai a perdere tempo quando c'è così tanto da fare. Ingram? Sembra che le Mark 28 facciano proprio al caso nostro. È stata una bella scoperta. Lavorerò con la tua squadra per assicurarmi che le bombe rimangano stabili una volta caricate su Prime. Bene. Non dovrebbe essere troppo difficile. Dottoressa Lee, devo ammettere che non ce l'avremmo fatta senza di te. È ancora presto per festeggiare, censore Ingram. Non abbiamo ancora azionato Liberty Prime. Spero che con tutto il lavoro fatto i suoi sistemi rimangano stabili. Cosa ci manca? Perché giuro non mi aspettavo il robottone. Ah, che figata. C'è solo un modo per scoprirlo. Esatto. Censore, lo dico sempre anch'io. Tutti i dati sono a posto. Direi che è arrivato il momento di attivare il trasferimento di corrente. A te l'onore. Dopotutto, senza il tuo aiuto staremo ancora a fissare un mucchio di ferraglia. Sarebbe meglio se a farlo fosse un tecnico esperto, ma credo che te lo meriti. Cioè, lo fate... Me lo fate pigiare a me! Me lo fate pigiare con insomma, pigio di YouTube. Pigeria! Pigia! È il gigante di Liberty Prime, riattivato. Ok, direi di eseguire un controllo diagnostico di base. Comando diagnostica, accettato. Quanto è figo! Ho la pelle d'oca! Un attimo, deve abituarsi alla sua nuova configurazione. Modulo vocale, attivato. Test funzionalità audio, avviato. Nome, Liberty Prime Mark II. Missione, liberare Anchorage, Alaska. Obiettivi primari, tutti gli invasori, comunisti, cinesi. È meraviglioso. Analisi completa, sistemi Liberty Prime. È meraviglioso. Tutti i sistemi nella norma. Ok, lo smetto. Armi pronte. Attenzione, carico nucleare esaurito. Ricaricare. Attenzione, nucleo d'energia disattivato. Alimentazione esterna in uso. Si consiglia di riavviare il nucleo. Capacità di respingere gli invasori comunisti cinesi. Compromessa. Ce l'ho coi cinesi questo. Sì. Ma io voglio poterci entrare, voglio poterlo comandare io. Non ditemi che non posso farlo, sarebbe una delusione cocente a sto punto. Signor censore! Signor censore! Il Commonwealth è un posto pericoloso. Censore Ingram? Liberty Prime sembra in gran forma. Devo ammettere che avevo qualche dubbio. Che ha detto sul suo nucleo d'energia? Prime è in ottima forma, ma il suo motore nucleare va riavviato. Al momento lo stiamo alimentando con i motori del Pridwen. Una volta che avrò risolto il problema, lo invieremo a bussare alla porta dell'istituto. Prima di passare al tuo prossimo incarico, ho qualcosa per te. È qualcosa che ho fatto io personalmente. Dovrebbe dare un po' di potenza in più alla tua armatura atomica. Usale. Pompa medicale aggiunto. Credi che mi tornerà utile per il mio prossimo incarico? Non si può mai sapere. Ora però faresti meglio a dirigerti alla svelta sul Pridwen. L'anziano Maxon voleva parlarti dopo aver finito qui. Grazie, okay. Cavaliere. Senza di te niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Va bene. Vabbè, quale polemica, quanti scacchi nel gruppo. Allora. Orto botanico? No. No. Come cavolo si chiamava? Pompa? Pompa. Voglio vedere cosa mi consiste, se vale per tutte OP.
C'è un progetto. Vabbè, capiremo la cosa. E ora dobbiamo tornare lassù, nel cielo più blu e infinito. E pensare che solo un momento fa eravamo laggiù a dire che volevamo venire quassù. Ah, la magnifica magia del taglio. Voglio sentire un po' cosa dice. Poi dobbiamo portare avanti l'altra di missione. Dobbiamo parlare con Maxon, ma dobbiamo portare avanti l'altra missione, perché dobbiamo far schiattare il trappolone dell'istituto. Perché io voglio anche liberare... Cioè, sto portando avanti tre missioni di tre categorie diverse. Anziano Maxon? C'è qualcosa che vuoi dirmi, cavaliere? Non mi piace il tono con cui me lo stai chiedendo. E a me non piace essere tradito dai miei stessi soldati. Il censore Quinlan ha finito di decifrare i dati che hai recuperato dall'istituto. Tra le cose che ha trovato, c'è anche una lista di sintetici spariti o fuggiti dal loro complesso sotterraneo. Dopo aver analizzato attentamente le informazioni, abbiamo fatto una scoperta incredibile. Il profilo del paladino Dance corrisponde perfettamente a uno dei sintetici presenti su quella lista. Scusate la domanda, cosa c'entro io? Quinlan ne è assolutamente certo. Il censore Quinlan ha controllato più volte le informazioni. Posso assicurarti che i risultati sono corretti. I dati che hai recuperato includevano il DNA di ogni soggetto. Abbiamo anche noi un file con le stesse informazioni per tutti i nostri soldati. Il DNA del paladino Dance corrisponde perfettamente a quello del sintetico che loro chiamano M797. Come se non bastasse, è sparito senza lasciare tracce. La sua improvvisa sparizione rafforza la nostra ipotesi che M797 e il paladino Dance sono la stessa persona. Mi risulta difficile credere che non si sia mai confidato con te e che non ti abbia chiesto di non dire niente a nessuno. Devi credermi, non mi ha mai detto di essere un sintetico. Cavaliere, ho il sospetto che tu stia recitando una parte. Vuoi riprovare? Se me ne avesse parlato, te lo avrei riferito immediatamente. A quanto pare mi sono sbagliato sul tuo conto. Cioè, si convince con poco sto pistola, Ciò non ti solleva dal tuo compito. Dance è un sintetico. Rappresenta tutto ciò che odiamo. Un orrore tecnologico. La nostra missione nel Commonwealth è una sola. Distruggere l'istituto e le sue creazioni per preservare il nostro futuro. Questo mi pone di fronte all'ordine più difficile che abbia mai dato. Ti ordino di rintracciare Dance e di ucciderlo. Non ho intenzione di farlo. Prima sentiamo cosa da dire. Quello che ci chiede di fare è sbagliato. Monsieur Dance è nostro amico. Non ho chiesto il tuo parere. Fallo e basta. È un ordine, cavaliere. Obbedisci senza discutere. Ascolta. So bene che Dance è stato il tuo mentore. Sì, ho capito, questo ma... Questo è un difficile fardello da portare. Ma se vogliamo rimanere forti, non possiamo permetterci di fare eccezioni. Anche se ciò significa uccidere uno dei nostri. Trova il censore Quinlan. Sta analizzando i dati e dovrebbe essere in grado di dirti da dove cominciare. Ah, cavaliere. Ti attende una promozione se eseguirai questi ordini. Dunque vedi di non... Ma capirai cosa me ne frega della promozione! Ma porca miseria, non me l'aspettavo. Questa proprio non me l'aspettavo. Allora, o meglio, non me l'aspettavo, non è forse corretto al 100%, perché ho sempre avuto una sorta di sospetto sul paladino Dance Revolution, Ma oltretutto, anche Curie è un errore tecnologico in questo momento. Attenzione, Bravo 6-4 a rapporto nell'Armeria 2. Bravo 6-4 all'Armeria 2. Cavaliere, ti stavo aspettando. Mi dispiace per Dance. Cosa sai di questa storia? Mentre stavo decifrando i dati che hai recuperato dall'istituto, mi sono imbattuto in una lista. Pare che l'istituto tenga dei registri su tutti i loro sintetici, inclusi quelli dati per scomparsi. Mentre esaminavo la lista, ho trovato una foto di Dance sotto il nome M797. Un rapido confronto con il DNA presente nei nostri archivi ha fatto il resto. Sono certo che si tratti di una notizia scioccante per te, cavaliere. Mi dispiace. Ma, boh.
Lascia perdere, dimmi dov'è. Hai ragione, provvedo subito. Stavo dando un'occhiata ai rapporti di Dance, ma purtroppo non sono riuscito a trovare informazioni concrete. Come ben sai, Dance conosce a fondo il Commonwealth e temo che possa essersi nascosto ovunque. Beh, io una vaga idea c'ho. Suggerisco di individuare ogni luogo che ha visitato in vita sua ed eliminare tutte le possibilità una per una. Ma sei scemo di tuo? Potrebbe volerci un po'. Cosa cazzo è questa storia che Dance sarebbe un sintetico? A giudicare dal tuo livore, mi pare di capire che tu nutra dei dubbi sull'identità di Dance. Posso assicurarti che le mie informazioni sono esatte, scriba. Dunque lui incastra Dance e tu lo fai fuori, non è così? Non mi piace il tuo tono, Aylan. Il mio tono? Al diavolo il protocollo in un momento simile. Non riesco a credere che tu possa voltargli le spalle in questo modo dopo tutto quello che il paladino Dance ha fatto per te. Si è trattato chiaramente di un errore. Dobbiamo andare in fondo a questa faccenda. Scriva Aylan. Non è questo il modo di rivolgersi al tuo superiore. Ma io sto con lei. Mostra il dovuto rispetto o dovrò incriminarti per insubordinazione. Ora, a meno che tu non abbia delle informazioni che possono tornarci utili, ti suggerisco di tornare immediatamente alla stazione di polizia. Va bene. Le mie scuse, censore. Credo di avere delle informazioni importanti. Molto bene. Ti dispiacerebbe dunque illuminarci, sempre che per te non sia di troppo disturbo. Cavaliere, se vuoi seguirmi sul ponte di volo, vorrei mostrarti le informazioni che ho raccolto. Ho memorizzato i dati nel computer del mio Vertibird. Ok. Arrivati a questo punto, qualsiasi aiuto è ben accetto. Ottimo. Vai, cavaliere. Io in realtà vuole parlare solo con qui. Noi. Da questa parte, prego. Ma io non voglio tradire Dance. No, no. Certo, però potrebbe. Questo potrebbe voler dire rinunciare a guidare il Prime. Scriva Aylan. Da questa parte. Sì, però cammina. Adesso corri, cioè deciditi. Cammina, corre, sculetta. Scende scale, va in posti. Ah, che meraviglia. Quale placido gioia che ci pervade mentre noi cadiamo da qua. Lo so, c'hai ragione anche te, Emma. Vai, vai. Ti seguo. Sono ginnico ormai, So come si precipita dai tubi, ma so anche come ci si risale. Per dire, se cado... Sento rumore di gatto. Gatto in padella, che poi è sempre il gatto migliore. Sento anche grufolio di rigurgito. Scriva Aylan. Hai davvero intenzione di uccidere il paladino Dance? Ma ovvio che no! Tu dovresti dirmi dove è diretto Dance, no? Sì, e prometto che lo farò. Ma prima voglio che ascolti quello che ho da dirti. Certo. Conosco il paladino Dance da quando era un iniziato. E come è iniziato? Insegnandomi tutto ciò che c'era da sapere. Sì. E quando fallivo mi diceva sempre di rialzarmi e andare avanti. Si è guadagnato la mia ammirazione, il mio rispetto e la mia amicizia. Non mi importa quello che c'è scritto sul rapporto di Quinlan. Non mi importa se è o no una macchina. Per me resta sempre Dance. E fino lì siamo d'accordo. Perché mi stai dicendo tutto questo? Qualcuno doveva farlo, prima che tu vada là fuori ed esegua ciecamente gli ordini di Maxwell. Dance è la persona più altruista che abbia mai conosciuto. L'ho visto rischiare la vita spesso e volentieri solo per difendere i propri principi, come membro della confraternita, ma soprattutto come essere umano. Ti chiedo di dargli la possibilità di raccontarci la sua versione dei fatti. Se certo. Quello che dice non ti convince, o se per qualche motivo ci ha traditi, allora farai quello che devi fare. La pietà è una nobile virtù. D'accordo, sentirò cosa da dire. Non chiedo altro. Sono sicura che quando arriverà il momento saprai prendere la decisione. Ma sì, perché in fondo sono un buono. Prima dell'arrivo del Pridwen. Scusate se sto chiacchierando poco in questo momento, ma mi interessa la storia. Ad abbandonare la stazione di polizia. La scelta era caduta sul punto d'ascolto Bravo, un vecchio avamposto prebellico dell'esercito americano al confine settentrionale del Commonwealth. È un luogo isolato. Siamo gli unici a conoscerlo, dunque è molto probabile che si sia diretto lì. Fa attenzione.
Non so quale sia il suo stato mentale attuale, né se si fidi o meno di noi. Ok. Raggiungi il punto d'ascolto, bravo. Se raggiungessi anche il punto d'ascolto bello, sarei a posto, no? Sarei quasi un fotomonello. Salve. Ciao Ciccio. Salve, salve. E niente, allora, è chiaro che il mio intento sia quello di risparmiarlo di base. Non perché nutro una simpatia eccessiva nei suoi confronti, ma proprio perché questa storia non mi piace, perché abbiamo deciso di stare a fare il finale dei Railroad nonostante questa cosa di Liberty Prime mi sconfinferi non poco. Ecco, questo è il comitato di benvenuto, figuratevi il resto. Dai, facciamo saltare ste cose. Perché ho dura possibilità di colpire? Che scherzi? Cioè, il monte che ci fa, mi fa ridere sta cosa. Allora, il monte che siamo vicini al posto dove siamo morti più volte in assoluto. Facciamoci vedere senza le armi in mano, magari. E in primis. Dovresti lavarti le mani dopo. Sì, non sì. È igienico toccare i defunti. Ma sono torrette mitragliatrici, idiota. Quella. Mm-hmm. Ciò che abbiamo ripulito è rimasto ripulito, eh? Bene. Cos'è? No. Signor Placatoro. Avevo visto che mi era comparsa una nuova scritta, certo. Pensa un po' che roba contorta, è difficile, eh? Andiamo, dai. Palesati. Muoviti! Dai, che ci abbiamo da fare? Qui! Corri qui! Sì. Boh, pensa che strano. Intanto, ah no, in ascensore possiamo solo fischiettare e fare le puzze. E come fa le puzze Curina? Ma dove sta? Boh. Tipo Batman, no? Bersaglio fine rilevato. Ok, vai. C'è una bella scupatina, diciamo. Ok. Le tue azioni potrebbero provocare delle lesioni. Sì, adoro le lesioni provocate dalle mie azioni. Sopravvissuta alle ostilità. Che ficata, eh. Là. Io torno magari alla vecchia maniera, perché qua bene o male era il coltello a fare la differenza. Sì, un tappo. Un dannatissimo e focuchichimo tappo. Ascolti sul paladino, poco casino, tanto siamo amici. Ah, lui è lì, ma in realtà noi non possiamo proprio raggiungerlo direttamente, dobbiamo circunnavigargli il Prospero. Non mi sorprende che Maxon abbia mandato te. Ha sempre fatto fare agli altri il lavoro sporco. Perché non me l'hai detto, Dance? Perché non lo sapevo. Prima che Quinlan decifrasse quella lista, credevo che i sintetici fossero il nostro nemico. Non avrei mai pensato di essere uno di loro. Pensa se che non fosse strana, stato per Aelin, a quest'ora non staremmo neanche qui a parlare. Quali sono i tuoi ordini? Maxon ha deciso di concedermi la grazia. No, ma spero ci sia un'altra soluzione. Non dire sciocchezze. Ascolta, so che siamo buoni amici. Che questa situazione deve essere molto difficile. Parecchiotto. Ho preferito che Maxon avesse mandato qualcun altro al tuo posto. E ma questo non cambia la sostanza. Sono un sintetico, e ciò significa che devo essere distrutto. Disobbedendo ai tuoi ordini, non solo tradirai Maxon, ma anche la confraternita d'acciaio e tutto ciò che rappresenta. Non ci si può fidare dei sintetici. Le macchine non sono costruite per prendere decisioni autonome, vanno controllate. L'abuso della tecnologia ha messo il mondo in ginocchio. E portato l'umanità a un passo dall'estinzione. Devo essere la regola, non l'eccezione. L'empatia che stai dimostrando verso di me è un sentimento umano. Apprezzo quello che stai cercando di fare, ma ormai ho deciso.
Sono pronto ad accettare le conseguenze della mia vera identità. Maxon ti ha ordinato di uccidermi. E che io sia dannato se ti impedirò di farlo. Non c'è un'altra soluzione. Sappiamo entrambi che questa è la cosa giusta da fare. No, se rifiuti di eseguire gli ordini di Maxon, mi appello al quinto emendamento. Non posso permettere che accada per colpa mia. No, non lo farò, Dance. Non posso credere che tu voglia rischiare la vita per salvarmi. Ebbene sì. Lo fai. Ho già perso la mia famiglia. Non voglio perdere anche un amico. Hai ragione. Come ho fatto a essere così cieco? Cioè, sei una bresaola. Le conseguenze che potrebbe avere la mia morte sulle persone a me care. Come te e Eileen. Ora che mi hai aperto gli occhi, posso finalmente pensare a cosa fare. Sì, cambia quella tuta che... Già, c'è quel piccolo problema da risolvere. Credo di avere la soluzione. L'unica cosa che posso fare è lasciare il Commonwealth. Ok, prima ciao. Raggiungo il confine e prima potrò lasciarmi questa storia alle spalle. Prendi le mie holo medagliette. Serviranno a dimostrare che la tua missione è stata un successo, altrimenti Maxon manderà qualcun altro a cercarmi. E ora muoviamoci e andiamo via di qui. Evviva! Logicamente, ragazzi, la domanda è sempre la stessa. Mi sono perso qualcosa di specifico? Nel senso che se lo avessi ucciso avrei ottenuto equipaggiamenti o robe simili. Scrivi anche tu nei commenti cosa mi sono perso. Ah, che meraviglia. Vabbè, questa è qui. Posso esserti di aiuto? No. Non puoi essermi d'aiuto e c'è gente in giro che ci osserva. Fai qualcosa. A volte non capisco il mondo in superficie. Lo so, perché tu non sei superficiale. Ok, ma sì, prendiamoci anche la sveglia. Non è la Wake Master, non è il nostro modello di sveglia preferito, ma un ratto ciccio. Questo è uno di quei cosi. Ti presenti quei cosi brutti che c'erano in Dark Souls 2? Quegli ippocastani che avevano un nome, fra l'altro, quei pachidermi. Beh, non lo so. Chiaramente non lo so. In realtà non ci serve nulla, no? Un tortino di Myrlurk gratis trovato in terra. Vuoi non babbartelo? Scusa, eh. Ok, bicerin. Terminare il monitoraggio. Ma a lungo andare queste cose non è che ci servano più di tanto. I mentaz all'uva. Neanche loro in realtà ci servono più di tanto. Però vabbè, ce li portiamo a casa perché noi siamo persone scellerate, dalle ascelle scellerate. E quindi questa appare e scompare, cioè veramente il Batman degli ascensori, la nostra curia, è una cosa, vabbè, quasi oltraggiosa, oltremodo oltraggiosa. Ah, già, giusto, approfittiamone. Level plus. Level plus, e quindi possiamo level plusarcela. Volevo potenziare questo, così siamo a posto. Boh, dai, sciali, siamo al piano della biancheria intima, credo. Attenzione. Ops. Come osi tradire la confraternita? È tutta colpa mia. Con te facciamo i conti dopo, cavaliere. Perché questo affare non è stato distrutto? Ti sbagli sul suo conto. Che vuoi dire? Dance non è un uomo, è una macchina. Un automa creato dall'istituto. Anche il Vertibird è una non macchina. Non è nato dal grembo di una madre. È cresciuto tra le fredde pareti di un laboratorio. La carne è carne. E le macchine sono macchine. Sono due cose ben distinte. Sostituendosi a Dio, l'istituto ha preso la sacralità della vita umana e l'ha corrotta oltre misura. Come puoi dire questo di me? Dopo tutto quello che ho fatto per la confraternita, dopo tutto il sangue che ho versato in suo nome. Tu incarni ciò che odiamo più di ogni altra cosa. La tecnologia che si è spinta. Sì, ma ti ha aiutato. Guarda, dentro, guarda la terra bruciata e le ossa sparse per la zona contaminata. Milioni, forse miliardi di persone sono morte per colpa della scienza e dell'uomo che non è riuscito a controllarla.
La chiamavano nuova frontiera, superare i limiti, ignorando completamente le conseguenze. Non ti rendi conto che sta succedendo la stessa cosa? Tu sei una singola bomba tra migliaia pronte a esplodere e a annientare ciò che resta dell'umanità. No. Stai paragonando Dance a una bomba atomica. Questa macchina non sarà una bomba, ma il suo obiettivo è lo stesso. Piazzala dove vuoi fare danni, e quando meno te lo aspetti, infliggerà un colpo letale senza alcuna pietà. Un come attacco mirato, dritto al cuore del nemico. Come fai a fidarti della parola di una macchina che si crede umana? Una macchina la cui memoria è stata cancellata e riprogrammata, la cui stessa anima è stata creata in laboratorio. Gli stessi principi etici per cui si batte non sono nemmeno i suoi. Gli sono stati impiantati artificialmente per farlo confondere nella società. E quindi vale più degli altri. Sono stato creato tra le fredde pareti di un laboratorio. E certi ricordi non sono i miei. Sarà il più fedele di tutti, pistola. Quando ho visto i miei fratelli morire davanti ai miei occhi, ho provato dolore. Quando ho sconfitto un nemico della confraternita, ho provato orgoglio. E quando ho sentito il tuo discorso, dove dicevi di voler salvare il Commonwealth, ho provato speranza. Non lo capisci, Arthur? Mi consideravo un essere umano. Dal momento in cui sono stato accettato nella confraternita, non ho fatto niente per tradire la tua fiducia. E mai lo farò. Ormai è troppo tardi. Tu non saresti mai dovuto esistere. Sei una creazione dell'istituto. Non intendo discutere oltre. I miei ordini restano immutati. D'accordo. Abbiamo fatto del nostro meglio. Mi hai fatto capire che mi sbagliavo a vergognarmi della mia vera identità. E di questo ti sono grato. Qualunque sia la tua decisione, sappi che accetterò il mio destino senza alcun tipo di rancore nei tuoi confronti. Spariamo a lui? Commovente. Cavaliere, scegli. O uccidi Dance, o lo farò io. Ascoltami. Me lo devi. Per tutti i sacrifici che ho fatto e per tutte le battaglie che ho combattuto. In nome della confraternita. D'accordo. Ti ascolto. Ok. Fiducia e rispetto. Perderai entrambi, ha salvato molte vite. La possiamo buttare sulla vita, ma credo che sia... Scambierò volentieri la fiducia e il rispetto che ho ottenuto servendo la confraternita in cambio della vita di Dance. Ci tieni così tanto a questa macchina? Siamo giunti a un punto di stallo, a quanto pare. Lasciare in vita Dance indebolirebbe tutto ciò che rappresenta la confraternita. Eppure tu insisti affinché non lo uccida. Mi resta una sola cosa da fare. Dance, per quanto mi riguarda, sei morto. Sei stato inseguito e ucciso da questo cavaliere della confraternita. E i tuoi resti sono stati bruciati. D'ora in avanti non potrai più mettere piede sul Pridwell, né parlare con qualsiasi membro della confraternita d'acciaio. Se decidi di ignorare le mie disposizioni, apriremo il fuoco contro di te a vista. Intesi? Sì. Grazie per avermi creduto, Arthur. Non confondere la mia pietà con l'approvazione. Beh, è solo meglio grazie niente. A lui, se sei ancora vivo. Io me ne torno sul Pridwen, cavaliere. Prenditi il tempo necessario per i saluti e dopo raggiungimi lì. Abbiamo ancora un istituto di cui occuparci. Mi ha chiamato cavaliere, quindi... Ok. Sembra piuttosto difficile. Ho avuto un bel coraggio per affrontare Maxon in quel modo. Eh sì. Cosa farai ora? Ho deciso. Resterò qui. Non avrei mai pensato di dover trascorrere il resto dei miei giorni in questo vecchio avamposto. Ma dovrò accontentarmi. Inoltre, ti servirà il mio aiuto. E che io sia dannato se ti lascerò vagare per il Commonwealth senza nessuno. Ora faresti meglio a tornare sul Pridwen. Nel frattempo cercherò di rendere questo bunker più accogliente. Se hai bisogno di me, mi troverai qui. Ok. Che ne sarà di Aelin? Non succederà nulla. Non credo che Maxon sapesse che era coinvolta. La Bene. Contatterò per metterla al corrente di quello che è successo. È il minimo che possa fare. Pensi che avrai problemi a uccidere i sintetici? Fisicamente sarò anche un sintetico. Ma il mio cuore e il mio cervello appartengono alla confraternita. L'istituto rappresenta ancora una grossa minaccia per il Commonwealth. Possiede tecnologie che gli vanno sottratte o distrutte. Bene. Non esiterò a premere il grilletto contro di loro. Promesso. Addio, Dance. Addio. Spero che il nostro prossimo incontro avvenga in circostanze migliori. Beh, peggio di questo. Va bene, dobbiamo andare a riprocurarci una lavata di capo da Maxon, però stavo sentendo giustamente del rumoreggiare. Questa zona sapete che è molto pericolosa, come vi dicevo prima, ci siamo morti tante di quelle volte che oramai ne ho perso il conto. Se riusciamo ad andarcene senza
grossi patimenti, il Curipiglia corre a Vambra. È andata a caccia di funghi assassini, credo. E stava anche per trovarli. Ok, vabbè, dovremmo essere abbastanza sereni. Ma qual è Grey Garden? No, Green Top. Ops, vabbè. Ancora non ho imparato i nomi. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia e che meraviglia. Intanto è già bello se non ci fa arrestare. Capito, non imparo i nomi dei posti. Ai tuoi ordini, anziano. Prima di proseguire, voglio che sia chiara una cosa. Sì. Questa è l'ultima volta che parliamo di Densa. Di chi? Per quanto riguarda la confraternita d'acciaio, è morto. Mi sono spiegato? Perfettamente. La confraternita viene prima di tutto. Forse c'è ancora speranza per te. Ovviamente, con la morte di Densa viene a mancare un anello della nostra catena di comando. Quel traditore ricopriva una carica molto importante. Ma non ha tradito niente! Sono sicuro che sarai un sostituto. Certo, ora sono un paladino io. Il suo alloggio e tutti i suoi beni, compresa la sua armatura atomica personale, ora appartengono a te. Congratulazioni, paladino. È ancora caldo cosa? Non è morto? Dov'è che Densa teneva la sua armatura atomica? Sono sicuro che la troverai nella sezione della nave del censore Ingram. Ah, ok, quella giù in fondo. Ricordati che un paladino della confraternita è considerato un simbolo di integrità dai nostri fratelli e sorelle. Spero che non li deluderai. O che non deluderai me. Tornando a noi, dobbiamo ancora occuparci dell'istituto. Sì. Ci attende parecchio lavoro prima di poter lanciare il nostro attacco finale. Sì. Mentre diamo gli ultimi ritocchi a Liberty Prime, il capitano Kelsa ha individuato una potenziale minaccia per le nostre operazioni. Fai subito rapporto da lui per il tuo prossimo incarico. Ad victoriam, paladino. Ad minchiam. Ok, abbiamo guadagnato il trofeo cieco tradimento. Cieco. Più tradimento che cieco, perché vabbè. Allora, integrità, sovrastruttura nella norma, blindatura stabile. Sì. Differenziali di sistema al 100%. Che figata, eh. Intanto andiamo sul ponte a recuperare l'armatura di quel citofono del paladino. Dance, dance, dance. Che vabbè, come sappiamo, Dance Dance 2020 sarà anche l'ultimo paladino a uscire su Wii U. Quindi, che dirvi? Sono un po' affranto e anche posticipato da questa cosa. Sono costretto a rammentare che qualsiasi contatto sociale non autorizzato con i nativi del Commonwealth è severamente proibito. Quindi è questa l'armatura atomica. Chiunque venga colto a fraternizzare con la popolazione locale sarà inviato al cavaliere capitano Cade per l'immediata decontaminazione. È questo. Aspetta un po'. Se avrò bisogno di essere riparata, chiederò a te. Grazie, lo apprezzo molto. Pompa medicale. Rileva i colpi subiti in combattimento e usa automaticamente uno stimpa quando la salute è bassa. Oh, sì! Ci piace. Quindi è un oggettino che possiamo mettere a piacimento. Forse no, ma va bene. L'ho messa? Sì. Vernice. Cavaliere, paladino, quanto possiamo tirarcela? Tutto verniciato da paladino, che bello. Abbiamo l'armatura del paladino, che come colori fa anche abbastanza schifo, eh. Sembra un copridivano, però. Guarda lì, che bel guattabuglio di schifo, come sempre. Quanto siamo meravigliosi. Trasporti troppo peso, esatto. Quanto mi sento cipresso e oppresso. In realtà stiamo correndo, eh. C'ha delle poche idee, ma confuso il gioco su quello che possiamo fare. Va bene. Ma io per ora parcheggio qua un attimo le cose della confraternita, perché no, niente salvataggio rapido. Parla con il lanciere capitano Kells, che poi è qua sotto. Allora cominciamo a parlare per attivare sta cosa. Cominciamo a parlarci con lui per attivarla sta cosa, che poi ci guadagniamo eventualmente una tappa, un ponte imponente, più tappe Tapperugia. Paladino,
Ora che la faccenda con Dance è stata risolta, possiamo tornare a occuparci dei preparativi di guerra. Credi sia stato giusto eliminare Dance? Mi pare evidente che Dance fosse un traditore, o quantomeno un rinnegato. E se lo la presenza di quella macchina stava mettendo in pericolo questa nave e il suo equipaggio. Andava eliminata in fretta e senza alcuna pietà. Le tue azioni non solo erano giustificate, ma si sono rivelate anche determinanti. Immagino, non sai quanto. Ora che quella faccenda è stata risolta, possiamo tornare a concentrarci sui preparativi per la guerra. Quando vuoi, capitano. Bene, ti attende un compito difficile. Sarà la massima attenzione. Prima di attaccare l'istituto, dobbiamo occuparci di un'altra minaccia. I Railroad. Si tratta di un gruppo ristretto ma preparato che impiega sotterfugi e tattiche di guerriglia contro i loro nemici. Dalla nostra analisi tattica è emerso che potrebbero ostacolare o danneggiare le nostre operazioni. Non possiamo correre un simile rischio. Attaccandoli ora, dovremmo riuscire a infliggere il massimo dei danni alla loro organizzazione. Perché consideri i Railroad tanto pericolosi? Anche se non sono in molti, i Railroad rappresentano una minaccia costante per le nostre operazioni. Hanno già dimostrato la loro forza contro avversari meglio equipaggiati, grazie soprattutto alla capacità di sparire quando si trovano nei guai. Come se non bastasse, sono in grado di aiutare i sintetici a fuggire dall'istituto. Ne so qualcosa. Dobbiamo tappare ogni falla. Per annientare i Railroad dobbiamo azzerare la loro leadership, o si riformeranno da qualche altra parte. Eccoti una lista dei 5 obiettivi che, secondo noi, potrebbero mettere seriamente in ginocchio la loro catena di comando. Quando ho avuto a che fare con loro per il CIP. Già, sono molto deluso che tu gli abbia permesso di arrivare fin qui. Ora, prima che tu vada, il censore Ingram... Ma voi qualcosa lo fate? Hanno una macchina sperimentale nel loro quartier generale. La chiamano Predictive Analytic Machine, o PAM. La usano per eseguire complessi calcoli strategici che risultano essere molto più efficaci dei nostri. Se riuscissi a utilizzare questo olonastro per decifrare il sistema di sicurezza del terminale di PAM, l'unità sarebbe costretta a tornare al Pridwen. Sono sicura che potremmo utilizzare la potenza di calcolo di PAM per i nostri scopi. Altrimenti la distruggeremo. Non possiamo permettere che finisca nelle mani dell'istituto. Devo decidere ben bene il da farsi. Recuperare la tecnologia sta diventando un'abitudine per te, censore. Un'abitudine che spero apprezzerai. No! Il paladino apprezzerà senz'altro il fatto che l'acquisizione della tecnologia è uno dei nostri principi. Cominciate a starmi sulle palle in una maniera che non avete un'idea. Dirigiti alla Old North Church e mettiti in contatto con la nostra squadra d'assalto. Ti forniranno supporto per le demolizioni e tutto il potere di fuoco che ti serve per eliminare i Railroad. Ad victoriam, paladino. Ad minchiam. Se non sei capace di violare i sistemi di PAM, dovresti portarti dietro qualcuno che è in grado di farlo. Paladino, ricorda, nessuna pietà. Uccidi tutto ciò che si muove. Efficienza reattore al 100%. Monitoraggio interno attivo, tutto a posto. Siamo stati ufficialmente banditi dai Railroad? I livelli di propulsione sono sbilanciati. Regolazione beccheggio. C'è un punto di non ritorno questo. Sensori di prossimità a posto. Latenza di 3 secondi. Cioè, non è servito niente tutto sto sbatti. Latenza unità remote. Ma porca miseria. 30 secondi, come richiesto. Sono un po' sbarbagiannato. Che delusione.
Cioè, il tradimento qui... C'è un problema, propulsore 3, regolazione in corso. Magari precipitate, stronzacchi. Mo? Sono un po' indeciso e dubbioso. Se dovessi tentare di arrivare alla base dei Railroad, credo che potrebbero solo tentare di uccidermi. Adesso cerchiamo di arrivare a Bunker Hill. Cazzarola. Mi dispiace un casino di sta cosa, ma non avete un'idea. Avevo in mente di fare un finale e ci portiamo a casa tutt'altro. Ma... Puccia di secchio. L'ultimo che ha disobbedito al capitano Kells è finito a spostare la ruggine dalla carena del Bridwen all'esterno. Cioè. Scusa. Non ho tempo per parlare. Ho gli stivali tutti imbrattati di maio. Benissimo. Oh. Fico. Ecco. Vivere tutti questi anni senza danni. Che fortuna. Ha voglia. Vabbè, andiamo a fare sto benedetto salto della fede, no? Vabbè, l'avevo già fatto, ma dal punto più alto. Dal punto più il punto più alto è questo, non lo so. Non lo so cosa sto facendo. Vabbè, ascolta, io zompo tanto. Ci credo che ho avuto la sensazione di vuoto allo stomaco tipico di chi c'ha le vertigini? Meraviglioso, eh. È meraviglioso. Allora. Andiamo un attimino a sistemare sta cosa della battaglia di Bunker Hill e vediamo. Una grandissima botta di fortuna. Sì. Ciao piccolo, per te ho rinunciato a tutto, figlia mia! Adesso mi cacchiate anche la minchia, no? Bravi, ma veramente siete i migliori. Allora. Un gruppo di guerrieri che si fanno vedere, è bellissima come cosa. Allora. Io partirei da casa Cabot, così, in scioltezza, perché fondamentalmente non sappiamo cosa ci aspetta, perché se i Railroad sono incazzati, cioè abbiamo Tom tutto fatto che sarà incacchiato con noi, vi rendete conto? Quel cincia allegro di un pippa spiferi che... vabbè. E questa cosa veramente, come vi ho detto, mi deprime. Boh. Avrei preferito veramente poter scegliere. E... ecco, mi manca appunto questa cosa del avere una scelta netta, non un semplice conseguenza. Ho avviato un dialogo, non ho prettamente avviato la missione con degli atti irreparabili. Cioè, i Railroad, che cacchio ne sanno? Di quale possa essere stato il mio discorso. Loro non lo sanno, non lo possono sapere. Vietato calpestare l'erba. Ah, sì. Capolavoro architettonico. Stupefacente. Vabbè, andiamo un pochino a vedere qua cosa ci attende, va. Non so se avete notato che come mi è stato detto che è vietato calpestare l'erba, ho provveduto a calpestare l'erba. Allora. Che non sia piaciuto a me quello che vi stavo dicendo, ragazzi, non vuol dire che non sia corretto, sia chiaro. Ti stavo aspettando. Sì, scusa, c'era la fila all'autolavaggio, ci ho messo una vita. Il tentativo di fare dell'umorismo è del tutto fuori luogo. I nostri bersagli sono all'interno. 4 sintetici sotto la protezione dei Railroad. La maggior parte degli abitanti dell'insediamento non è coinvolta. Mi aspetto che si mettano al riparo. La situazione sembra essere precipitata. Un approccio furtivo sembra impossibile. Entriamo, prendiamo i sintetici e io effettuo il teletrasporto con loro verso l'istituto. Tutto chiaro? I parametri di missione sono cambiati. Entriamo ad armi spianate. Richiedo il teletrasporto di rinforzi. Ormai abbiamo combinato
rimasto un macello sotto tutti i punti di vista. Non so più cosa devo fare. Non so più cosa devo fare. Avevo la possibilità in collaborazione con un predatore dell'istituto, devo trovare i sintetici. Ho avvertito se la e poi decidere di ok. Ma in realtà io non dovrei tecnicamente fare nulla. Cioè, potrei prendermela decisamente comoda. Guarda. Guarda che bello. Mi chiedo cosa causi il deterioramento delle condizioni di questo gruppo. Ma posso... Dite che posso tentare di ucciderla io. Perché in realtà non ho voglia di fare assolutamente niente. Cioè... Per una volta voglio che gli eventi... si concludano da sé, che se quello che abbiamo fatto è detto, sicuramente lui ci seguirà. Io devo riuscire a entrare a Bancherillo da qualche parte. Oh, una quantum è sempre cosa buona e giusta, più che altro perché la useremo per i proiettili quanto prima. Qui cerca di non metterti tu a combattere contro questi cosi. Oh, banchi lì, oh, banchi lì. C'è una sparatoria in corso. Oh, buona donna, io so. Banchi lì, la nostra. E io non so più chi spara a chi. Tanto a me in teoria non spara nessuno, perché in teoria dovrei lasciar fare, lasciamo che ci ammazzino beatamente tra di loro, non schieriamo nessuno. Il morto in questione sarebbe... Ovviamente non sparate me, io non ho mosso un dito contro nessuno. Rat Devil? Che c'entrano i Rat Devil? Ma scusi. Mi dispiacerebbe andare fuori dalle balle. Contatto visivo interesse. Oddio! Vedi che un uomo del Commonwealth si arrenda così facilmente? Oh, ecco tutto. Attenzione, riusciamo a entrare? Non ho la chiave. Ok. Qualcuno so che mi sta sparando, eh. Non siamo bersagli pazzi. Continuano a comparire i sintetici, le granate di comparsata dei sintetici sono finissime. Lo vedranno anche loro che sono un paladino. È un bellissimo modo per fare punti. Bancherille no. Tecnicamente questo dei Reynold ce l'ha con me. E ha un'arma veramente fastidiosa. Vabbè. Una decisione l'abbiamo presa a questo punto, tanto. Le lesioni dovute ai veicoli dovevano essere un rischio maturato. Per una vittoria! Vedi soltanto! Vai! Non so perché, ma lo sapevo. Sono sminchiato da determinate cose. Allora, questo pesa un casino, ma alla fine non serve una mazza, dai. Ah, abbiamo ancora anche qui. Perché abbiamo questo soprattutto? Questo abbiamo capito che tanto non può morire. Anche Rill è nostra! Cazzo! Non ho ben chiaro tutto quello che devo fare.
Adesso quanto pesa? 44. Ah, ok, questo spiega il perché. Però aspetta, scusami un secondo. Ehi, che vuoi? Lo so che non è questo il momento, ma non mi interessa. Allora, volevo vedere se questo cappotto vale la pena di essere preso. Ok. Allora. Ottantuno, 128, 10. Ok. Vabbè, sei sicuramente più bella. Ah, stai portando tanta di quella roba che metà basta, eh. Brava, brava, vabbè. Credo che un cecchino ci abbia individuato. Andiamo a far fuori altri velo da sto punto, perché tanto siamo passati dal voler fare l'oro finale al dovergli far la guerra. Non vogliatemene. In arrivo. Oh, la porta si è aperta. Okay. Ok. Ecco, volevo capire. Ah, ok. L'MK4 è la forma più potente. Okay. Lo sta? Vabbè. Vabbè. È morto in modo molto lascivo, eh. Io lascio sempre che muoiano in modo lascivo. Quindi c'è un bramino bramoso di essere sbranato. Dire. La vittoria. Ma che cazzo la c'entra di lì? Ah, fra l'altro, non so cosa è successo, ma ho sbloccato la possibilità di costruire statue. E quindi posso costruire anche quella cosa lì col cacciatore che avete visto lì fuori, insomma, un giocatore di baseball. Statue. Posso costruire statue negli avamposti, leoni come quelli della biblioteca di Boston, che non abbiamo mai portato a termine la missione della libreria di Boston, adesso che ci penso. È stupenda come cosa. Ok, possiamo aprire ed entrare qui, ma non è quello che faremo ora. Volete vedere come andrà a finire anche voi, lo so, però Luce d'Ores, ce la posso fare, ce la posso fare. Intanto che il mondo qui fuori si squaglia, io vi saluto perché noi ci vediamo nel prossimo fantasticissimo video e ce ne aspettano delle belle, molto belle, piacenti perlomeno. Intanto io faccio punti senza fare una mazza. Adminchiam, adminchiam a tutti. Salve.